un anno di presidenza Sarracco, qual è il suo bilancio? Beh, il bilancio è sicuramente un bilancio positivo. Bilancio positivo perché gli obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo raggiunti quasi tutti. Non è che con questo voglio dire che abbiamo finito, perché di strada da percorrere ce n'è ancora molta. Però al momento posso ritenermi sia io che tutta la squadra ci possiamo ritenere soddisfatti di quello che siamo riusciti a raggiungere. Collaborazioni istituzionali continuano ad essere il fulcro dell'attività della Fondazione. Sicuramente abbiamo lavorato con il comune durante tutto l'anno precedente in modo molto positivo e abbiamo instaurato un nuovo rapporto con la nuova amministrazione, con la quale già abbiamo fatto un evento insieme e nei prossimi giorni cercheremo di concludere altri impegni che la fondazione in un certo senso aveva preso con un'associazione del territorio e che ci vedrà insieme per vedere di riuscire a concludere. Dopo l'anno del risanamento, si può dire che questo sarà l'anno della programmazione? Ho detto prima che l'anno dell'inizio del risanamento ci vedrà ancora continuare in quest'opera, ma sicuramente possiamo dire di poter pensare anche a una programmazione. Tra poco, ritengo molto presto, emaneremo un bando che, anche se di poco, potrà essere un po' superiore al bando che avevamo fatto precedentemente, sperando poi, in un futuro non lontano, di poter integrare ancora, per poter essere pronti di fronte, alla nostra città e al nostro territorio.